Secondo me può essere la svolta di un anno iniziato in sordina e quindi una vittoria su un campo difficilissimo, un campaccio questo, no? Una squadra vera, solo una squadra vera avrebbe fatto il risultato oggi. Secondo me abbiamo dimostrato di esserci, di non essere in crisi e abbiamo fatto un piccolo passo, però questo ci deve dare grande convinzione ai nostri mezzi in vista anche della partita di domenica. Senti Luca, forse all'inizio l'avreste evitata volentieri in questo momento, questa partita. Ora potrebbe essere quella che vi dà la chiave di volta per il futuro. Sì, sicuramente. È normale che un risultato negativo ci avrebbe buttato giù ulteriormente. Invece, secondo me, il gruppo di oggi ha dimostrato di esserci. E abbiamo fatto una gran partita, abbiamo sfiorato anche altri gol, quindi abbiamo rischiato poco, magari un po' nel secondo tempo perché era inevitabile comunque. Secondo me è stata una prova di grande sostanza e quindi ci serva da lezione. Come le sconfitte servono una lezione per una cosa, una vittoria questa ci deve servire da lezione in positivo per farci vedere che ci siamo. Senti, i gol segnati, due, ma potevano essere di più. Il gol subito invece è tutto sommato un rimpallo. Sì, ha vinto un rimpallo, è entrato centralmente, peccato perché comunque loro nel primo tempo non avevano creato molto, però secondo me la prova della difesa è stata molto buona, abbiamo arginato bene, quindi loro sono stati pericolosi pochissime volte, quindi secondo me è una gara perfetta da parte di tutti. Qualcuno in particolare, visto da dietro, visto che è la visibilità più Stankevičius, ad esempio, di cui si parlava non benissimo, ha fatto una gran mole di lavoro. Penso che tutti, a parte chi ha fatto gol, che quindi complimenti, è naturale farglieli, perché quando uno fa gol bisogna fargli, però anche dietro, anche Bottinelli, Stanche, tutti. Non è bello fare distinzioni, secondo me proprio oggi si è dimostrato che non i singoli ma il gruppo, la compattezza ci ha permesso di uscire vittoriosi, ripeto, su un campo che era veramente difficile. Emiliano, ci vuoi raccontare un attimo il tuo gol, che è stato intelligentissimo? Beh, ha fatto una grandissima cosa Antonio, ha saltato l'uomo, il tunnel, è entrato in aria, ha passato indietro per Gennaro, per Del Vecchio, e Gennaro ha tirato, mi è passata lì, io l'ho marcato, mi è passata lì davanti, ho fatto un colpo di tacco e non so poi come sia andato perché ero di spalle, penso che sia passata sotto le gambe al difensore. Qualche volta anche poi fortuna anche per me va bene, dai. Senti, quest'oggi hai fatto una mole di lavoro immensa perché non solo il gol, ma sei rientrato a centrocampo, stoppato, hai lanciato Cassano tante volte con i diagonali. Ti sei stancato molto? E un po' alla fine ero un po' stanco, infatti poi il mister mi ha tolto perché avevo un po' i crampi. Ho lavorato molto nel primo tempo, anche perché loro su entusiasmo, poi avendo pareggiato così, attaccavano in molti lasciandoci due contro due, quindi davo anche una mano al centrocampo. Sì, un po' di sacrificio, però alla fine poi ripaga. Senti, verrebbe quasi da dire Emiliano bello di notte, perché in Coppa di sera strepitoso, qualcuno dice un po' meno in campionato, il mister ha detto ho sentito qualche borbottio a Marassi nei suoi confronti, un ragazzo sensibile probabilmente sente le critiche in casa e si comporta meglio fuori. Tu che cosa hai da dire? Oh, lascio parlare il mister di queste cose. A me dà fastidio che in casa se si sbaglia a mezza palla si sentano queste voci subito. Però io quando gioco cerco di dare al massimo, di rispondere sul campo. Poi spero che questi fischi, questi borbottii, facendo bene come stasera, non li senta più. Un'ultima cosa, nel primo tempo col tuo svettare di testa avete conquistato una marea di palloni sui loro difensori, è stata una tattica voluta o casuale? No, loro ci pressavano molto alti e quindi non ci facevano partire da dietro giocandola, e quindi c'era il rinvio di Castellazzi su Gennaro che le ha prese quasi tutte e io e Antonio sulla sua spizzata andavamo a recuperare la palla. Siamo stati bravi a capire dove accadeva e poi da lì ripartire per fare l'azione. Ci racconti intanto il gol di Sena, che è stato splendido, soprattutto non solo per il tiro quanto per il sombrero. No, diciamo che sapevo che se tiravo di sinistra la buttavo in tribuna e quindi non ho neanche pensato alla prima opzione, quindi ho pensato di portarmela sul destro, visto che l'uomo era un po' in ritardo, la sono allungata e poi ho tirato, è andata bene. Come ti sei trovato in questa partita, in questo ruolo e con questa vittoria alla fine? Beh,
Parlando della vittoria, che per me è la cosa più importante, è quello che avevo già spiegato che è molto importante. Per quanto riguarda il mio ruolo, io gioco dove mi chiede il mister, cerco di fare sempre il massimo. Normale che... cioè sono contento alla fine, ma ho fatto molta fatica, quello non lo nascondo perché ho fatto molta fatica, però sono molto contento. Torniamo al discorso di due giorni fa, quando Marotta diceva hai un sampdoriano proprio dentro, sei esploso e sei corso verso quei tifosi che effettivamente per quello che hanno passato lo meritavano forse. Sì, sì, sono andato verso i tifosi e poi dopo sono andato verso il mister e poi vabbè, il gol è un momento di esplosione totale, quindi non capisci più niente. Ho fatto anche un gesto che era riferito alla mia ragazza, e quindi, però l'importante è che i tifosi sanno che De Sena lavora bene, cerca di giocare al massimo e dare il massimo. L'importante è che poi anche il mister sappia che ha la mia completa disponibilità, se gioco o non gioco, quindi io continuo a lavorare. Senti, in ultimo, passano tre di questo gironcino, l'importanza di questa vittoria su questa, alla luce di questo, e il Partizan, di cui si è parlato molto, che forse è stato un po' inferiore a quello che aspettavate, che pensavate. Ma la vittoria è importantissima, perché comunque fare tre punti fuori casa era difficilissimo ed a questo punto è stato importantissimo. Partizan, beh, ce l'aspettavamo così, è un avversario ostico, un pubblico impressionante. E quindi siamo stati bravi noi a contenerli.